8 squadre, 31 combinazioni, non saremo qui a dirvele tutte perché siamo impazziti noi anche solo a pensarci. Signore e signori, benvenuti al Palla Fabiani per assistere all'ultima tappa di questa enorme e lunghissima maratona, e l'ultima che presagio, preludio di un'altra grande e lunghissima fatica chiamata playoff. Giuseppe Capuano alle riprese, Davide Guzzardi in cuffia e la Serie C Gold, signore e signori, Meta Formia Grotta Ferrata. Abbiamo detto la 30ª giornata, 15ª di ritorno che ci sta aspettando in questa assolata giornata di primavera e che vedrà, tra le altre cose, protagoniste quasi tutte le squadre che si giocano le posizioni che contano nei playoff. Oltre a Formia Grotta Ferrata si affronteranno quest'oggi San Paolo Ostiense contro Stella Azzurra Viterbo, la seconda contro la prima, è una partita che riguarda da vicinissimo il Formia, che è costretta a vincere e solo vincere, sperando in un risultato positivo da parte della capolista per piombare e agganciare il secondo posto. Formia che poi ha 40 punti, così come Cestistica Civitavecchia e Petriana Roma, che si affrontano proprio loro in questa giornata, e la vincitrice arriverà a 42, di conseguenza raggiungerà il punteggio del San Paolo Ostiense e può superare quindi il Formia, quindi ripetiamo, squadra di coach Cardinale che è costretta a vincere per mantenere questo secondo posto. Ci siamo, suona la sirena, le squadre sono in campo, c'è stato un minuto di silenzio prima degli schieramenti in memoria del papà di uno dei ragazzi delle giovanili del Formia che è venuto a mancare ieri, quindi noi ci stringiamo attorno alla famiglia della persona che è venuta a mancare, di Rocco Tardivi, Cota, De Pippo, Rodriguez, Norbedo, Lamura, Perez, Cardinale, Gattesco, Polidori, agli ordini di mister Ciro Cardinale e del suo vice Carlo Sapia. Invece dall'altra parte per Stefano Busti e Matteo Apa in campo di Sano, Temperini, Ortensi, Bistarelli, Tretta, Garofalo, Spizzichini, Amendola, Balboni, Meschini, Brenda e Cassanetti. È tutto pronto per la palla 2, l'ultimo atto della stagione regolare prima della lunghissima fatica chiamata playoff, e la prima palla se la prende il Formia, che comincia a gestire con Cota che allunga il pallone, c'è Gattesco sotto canestro che va a segnare prendendosi il fallo, primi due punti della partita sono di Gattesco, il fallo dovrebbe essere del numero 18 Meschini. Cominciamo a segnare i falli sul nostro taccuino e il libero supplementare non va a segno, primo possesso per il Grotta Ferrata che avanza con Tretta, ancora la palla che torna tra le mani del numero 10, si affida al compagno Vistarelli nell'angolo, primo ferro e rimbalzo pescato da Cota che subito si riversa all'altra parte, Rodriguez, la palla in mezzo per Perez, intercettata e subito come un fiume in piena dall'altra parte di Grotta Ferrata dalla media distanza in appoggio al tabellone. Primi due punti per Marco Tretta. Ancora questo lob a cercare Perez che aggancia, ci mette le mani il numero 19 Brenda. La palla che è carambolata nuovamente in mezzo alle mani di Perez. Rimessa per Grotta Ferrata che avanza con Tretta. 10 contro 10, poi la palla nell'angolo. Il buono il giro palla di Grotta Ferrata, ancora Tretta al limite dell'infrazione di passi. Palla bella dentro a cercare ancora Bistarelli, rimbalzo corto pescato ancora da Bistarelli per Tretta che dall'angolo sbaglia, rimbalzo preso questa volta dal Formia, Perez si affida alle mani di Cota che avanza, si ferma, guarda i compagni, nell'angolo alla sua destra c'è Cardinale, Cota preferisce andare da solo, la palla dentro per Gattesco, c'è il fallo. Fallo di Tretta che poi qualche parola a Cota, l'arbitro subito va a dirgli qualcosa per tenere il polso della situazione. Appena sarà possibile
vi riassumeremo la situazione di classifica sia per quanto riguarda i playoff che per quanto riguarda la pool retrocessione, che tra le altre cose potrebbe non servire a nulla. Adesso poi vi spiegheremo nel corso della cronaca tanti argomenti da sviscerare, non ce li giochiamo tutti quando mancano 8 e 31 sul cronometro per chiudere il primo quarto, mentre qui c'è un'infrazione di Rodriguez in rimessa e quindi controfallo, come si dice nel calcio. Tretta avanza al piccolo trotto, Pistarelli alla sua destra, Tretta va invece a sinistra dal compagno che dall'angolo sbaglia, nella fattispecie era Garofolo. Cota si infila in mezzo al traffico e va a prendersi un altro fallo, ed è il secondo fallo del numero 18 Meschini. Questo è il gioco di Rodriguez nelle mani di Gattesco, il giro attorno a Cota che prende in consegna il pallone, dentro ancora questo lob per Perez che ne appoggia al tabellone, due punti che sembrano facili ma che non lo sono per l'opposizione degli avversari. Perez timbra il cartellino per la prima volta in questa partita. Dall'altra parte Tretta non sa tanto bene cosa fare, si affida quindi a Garofolo, il suo palleggio dall'arco, la palla dentro, alza questa parabola lunga il numero 18 Meschini, poi il fallo da parte di Cardinale che manda in lunetta il numero 19 Brenda, che era stato lesto al rimbalzo. Entra il primo libero per Daniele Brenda. Ed entra anche il secondo con questa parabola alta e lenta. 7.46 sul cronometro, 4-4, parità assoluta in questo avvio di gara. Inutile dire quanto sia importante per entrambe le squadre. Da qui una palla contesa. Alla meglio il Formia in questo caso. Tutta ferrata a quota 38. Una vittoria arriverebbe ai 40 di Formia, Civitavecchia e Petriana, dando per scontato che queste ultime due, tra queste ultime due, una salirà sicuramente a quota 42. ...38 punti, così come Vis Nova Basket Roma e Frassati Ciampino. Perez all'arco sbaglia, al rimbalzo ci va però Gattesco e lascia a Cota. Prova a disturbare Tretta, si va dal capitano Rodriguez, palleggio forte nell'aria verniciata e Perez ne va a mettere due, altri due. Tutta ferrata in palleggio con Tretta. Brenda si propone per uno scarico al centro, ottimo il suo movimento e ottimo il canestro. Altri due punti per il numero 19, si va dentro da Perez, ancora una volta intercettato, ottimo il lavoro anche in difesa di Brenda. Cota, non funzionato bene il pick and roll, comunque il blocco da parte di Gattesco. Cota, polveri bagnate per lui in questo avvio di gara, sotto canestro il gancio ottimo da parte del numero 7 Fabio Bistarelli, ed è il primo vantaggio per il Grottaferrata, 8-6. Perez sbaglia l'aggancio su questo passaggio di Cota, palla che finisce fuori, Perez un po' nel pallone in questo avvio di gara, deve chiamare il timeout mister Ciro Cardinale. Approfittiamo quindi, come abbiamo detto, per aggiornarvi sulla situazione di classifica. Al primo posto Sterazzurra, Viterbo già sicura del primo posto a quota 46, sfida in casa del San Paolo Ostiense. Proprio la squadra seconda in classifica, quota 42, soli due punti in più di Formia, Civitavecchia e Petriana che seguono quota 40. A 38, come abbiamo detto, Frassati Ciampino, Grottaferrata e Vis Nova Basket Roma, le prime otto squadre sono già sicure di andare ai playoff. Da decidere quindi solamente quale sarà la griglia di partenza dell'atto finale di questa Serie C Gold, decidere chi andrà nella Serie B. Non retrocederà una laziale ed è questo il motivo per cui probabilmente non ci saranno retrocessioni in questo campionato.
gioisce la nuova Lazio Riano nel caso, perché a quota 10 è l'ultima fanalino di coda della classifica, poi andremo a dire le 4 che si dovrebbero giocare i playout, mentre dalla media distanza il tiro sbagliato da Meschini, quel pallone che ha giocato un po' con il ferro per poi mandarlo via. Rodriguez, Cota, Tretta in marcatura a uomo su di lui, non lo lascia respirare Cardinale. Pallone gettato contro il tabellone, ha rimbalzo bravissimo Rodriguez che va a prendere in consegna il pallone e mette dentro due punti che vogliamo dire pareggio a quota 8. Ancora una buona circolazione di palla da parte della Grottaferrata, palla fuori per Tretta che da tre sbaglia, a rimbalzo, lotta e conquista il pallone la Mura. Cota dall'altra parte, subito nell'angolo per Cardinale che prova da tre, secondo ferro, a rimbalzo è una guerra e continua a esserla, alla fine la palla è contesa tra la Mura e Bistarelli. Gli applausi del Palla Fabiani. La palla è blu, è Grottaferrata che può ripartire. Tretta va dentro per il numero 19, Brenda, lasciato colpevolmente solo, sono due punti, seconda volta avanti Grottaferrata in questa partita. Potrà rientrare Perez, Cota si libera la Mura e va a ricevere dentro per Rodriguez che pesta la linea di fondo. No, invece no, è stato fischiato il fallo al numero 7, se non ho visto male, ed è il primo fallo per Bistarelli. Perez, Cota davanti a lui come sempre, Tretta, si torna da Perez, vediamo se il suo atteggiamento sarà diverso dopo il cambio. Cardinale, la Mura per Rodriguez, alza la parabola, secondo ferro e rimbalzo pescato da Meschini. Va nell'angolo ancora Meschini, la palla gira sull'arco, Tretta velocemente per Garofalo. C'è il fallo fischiato dal direttore di gara da parte di Lamura. Fallo di Lamura, primo fallo per lui. Ha 7 secondi per chiudere l'azione per il Grottaferrata. Si prepara ad entrare sul cubo anche Nicola Tardivi. Dentro al posto di Cardinale, applausi per lui e per il compagno che sta entrando. Garofalo libera del pallone o da Tretta che per un momento se lo perde, alla fine Cota bravissimo a metterci la mano su questa palla vagante, dopo dall'altra parte cerca proprio Tardivi che in appoggio al tabellone in equilibrio precario ne mette comunque due, ingresso in campo positivo per Nicola Tardivi, subito due punti in contropiede. Va dentro per Brenda, fuori Pistarelli, con la Tretta, ha detto per Meschini, la stoppata di Cota, stoppata di Cota e Rodriguez che se ne va dall'altra parte, Tardivi che riceve, si ferma perché c'è Cota, tutto lo spazio del mondo per lasciare andare la mano ed è la tripla di Cota che finalmente si iscrive alla partita dopo l'ottimo lavoro in difesa, aver lanciato il contropiede nell'azione precedente. 13-10, massimo vantaggio per il Formia. Tretta, sono solo due punti, solo un possesso di vantaggio, subito ci prova Meschini che va a segnare due punti con il fallo. E ancora la Mura. A commettere il fallo. C'è il cambio, si va a sedere il numero 15 al suo posto con la casacca numero 9, entra Silvio De Pippo.
Intanto dobbiamo mettere a referto i primi due punti di Gabriele Meschini in questa partita. Adesso va in lunetta per il libero supplementare per cercare di agguantare il Formia a quota 13 per un nuovo pareggio in questo primo quarto. Il libero è cortissimo e sbagliato, il primo ferro lo sputa fuori, il Formia può andare dall'altra parte con Cota. Palleggio, si muovono i compagni, si butta dentro Di Pippo, l'intercetto di Bistarelli che per un pelo non gliela prende, ma la finisce fuori, si va a sedere Meschini. 11 secondi per il Formia per cercare un nuovo vantaggio. È entrato Simone Spizzichini nelle file del Grottaferrata. Difficile questo scarico per Tardivi, che almeno va a prendersi il fallo. Andrà in lunetta per i due tiri liberi. Il fallo del numero 7 del Grottaferrata, è tratta di Bistarelli, è il secondo fallo per lui. Tardivi va in lunetta, lungo il primo. Secondo rischia di far penare un po', ma entra, e questo è l'importante. 14-12, 3-10 sul cronometro del primo quarto. Bistarelli va fino in fondo, per un momento si perde il pallone, lo ritrova Spizzichini dal perimetro, al rimbalzo sono maglie blu, poi il fallo di De Pippo. No, fallo di Rodriguez. Continua a sparare a salve da tre punti in Grottaferrata. Cota dall'altra parte si mette nelle mani di De Pippo. C'è dentro lo scarico, fuori per Rodriguez. Cota, ancora De Pippo. Tardivi a fare a sbracciate all'interno dell'area. Si perde il contatto con il pallone sul passaggio di Perez. Cambio di possesso, chiede scusa Perez al compagno per la fucilata da brevissima distanza, che è costato un'altra palla persa al Formia. Cominciano a essere un fattore in questo primo quarto, ma comunque la squadra di casa è avanti di due punti. Appena detto, è appena arrivato il pareggio con il numero 19 Brenda, che sta prendendo in mano la squadra e questa fase della partita. 14-14. Sono già 8 i punti del numero 19 del Grottaferrata. Cota a fare la guerra, poi lascia Tardivi, ma si chiude a riccio la difesa del Formia. C'è il fallo, fallo in attacco di Tardivi. Esce Cota, gli applausi sono per Giorgio Di Rocco che entra, primo fallo per Tardivi. Di Rocco insegue Tretta, tocca il pallone ma non abbastanza per una palla rubata. Spizzichini contro Perez, non trova compagni, alla fine lo scarico sull'arco per Garofolo. Di Rocco sorveglia il rimbalzo, ancora Perez, un momento difficilissimo per il numero 17. Cresso va in difesa su Garofolo, Tretta dentro per Brenda, fuori per Balboni che da tre, e ancora una volta la palla non entra. Stanno cominciando a diventare tanti tiri da tre sbagliati dal Grottaferrata. Quello era un buon tiro e doveva essere preso, ma il risultato è rimbalzo bianco, palla dentro per Tardivi, fa un mezzo miracolo su questo passaggio lungo di Rodriguez. Perez viene ancora una volta fermato e alla fine un mezzo miracolo che diventa intero quello di Brenda, e fa carambolare il pallone su Tardivi e la palla è per il Grottaferrata. Resta in campo Perez, che ha necessità assoluta di svegliarsi. Intanto gioca il Grottaferrata nella metà campo del Formia, palla per Tretta, dentro per Brenda che sta facendo penare gli uomini in maglia bianca. Ancora ottimo sollevamento a spiazzare Rodriguez, sono altri due, sale a quota 10 Daniele Brenda.
mattatore in questo primo quarto, almeno quello che riguarda la squadra ospite che si riporta avanti. Palleggio forte di Rodriguez, scarico fuori per Di Rocco che ci prova da tre, secondo ferro e palla che tocca la parte alta del tabellone, sarà rimessa per il Civitavecchia. Esce Tardivi ed entra Norbedo, si sta facendo ruotare gli uomini alla ricerca di una scossa cardinale. Tretta, la palla fuori e per il Formia, non riesce lo scarico di Spizzichini. Applausi per la difesa della squadra di casa. 1-4, 1-6, 0 e 20 secondi. Ultimo possesso, può giocare con tutto il cronometro a disposizione fino alla fine di questo primo quarto. Rodriguez per Perez che prova a scrollarsi di dosso tutta la frustrazione di questo primo quarto, la rabbia di Perez. Sono due punti che diventano 6 in questo primo quarto che finisce in questo momento. Parità quota 16, signore e signori, questa sarà una partita da vedere fino alla fine. Finisce il primo quarto, parità tra Formia e Grottaferrata. Ed eccoci qui, le squadre stanno per rientrare in campo per il secondo quarto. Parità a quota 16 alla fine del primo, con Perez che nonostante un avvio veramente complicato è il miglior marcatore del Formia con 6 punti. È stato proprio suo l'ultimo canestro del primo quarto che ha ristabilito la parità. Dall'altra parte spiccano i 10 punti di Daniele Brenda. Perez dentro, ottimo lo scarico per De Pippo che però fallisce quello che doveva essere un tap-in. Comincia a rumoreggiare il tifo qui sugli spalti e palla Fabiani, una palla rubata con maestria da Norbedo che poi sbaglia tutto nel far partire il contropiede, ma si copre la ripresa del Formia. C'è Brenda libero dentro per l'inserimento di Spizzichini, perso dalla difesa, e sono i primi due punti della sua partita. Rodriguez da tre, secondo ferro, al rimbalzo non ci arriva Di Pippo, abbranca il pallone Balboni, riparte Grottaferrata che si ritrova ancora avanti di due punti, 18 a 16. Brenda, no, Amendola scusate, sbaglia il tiro. Norbedo dall'altra parte cede il pallone a Di Pippo che ci prova da tre, la palla non sfiora nemmeno il ferro, finisce fuori e c'è il cambio. Va a sedersi proprio il numero 9 e va a sedersi anche Norbedo. Entrano Cardinale e Cota. Cambio anche per il Grottaferrata, esce il numero 10 Tretta. È entrato Marco Ortensi con la casacca numero 4, è proprio lui che adesso va in palleggio. Cambio con Spizzichini, la palla fuori per Brenda, il tiro da tre, alto secondo ferro, al rimbalzo arriva velocissimo Amendola che prende di sorpresa tutta la difesa del Formia che sembra un po' accusare una sonnolenza tutta primaverile. Cota, il blocco di Perez, Cota dentro proprio per Perez che in rovesciata mette questi due punti, sono i numeri 7 e 8 della sua partita. Abbiamo detto, nonostante un avvio veramente ma veramente complicato, fatto dei passaggi sbagliati, palle perse e canestri sbagliati, adesso qui vola in cielo a fare questa stoppata su Spizzichini. Canestro al termine del primo quarto, sembra avergli dato la scossa che serviva. 9 secondi sul cronometro, ci prova da 3 ma ancora l'errore, non è entrata una da 3 per quello che riguarda il Grottaferrata. Rodriguez gli tocca nel pallone, rimessa per il Formia, 17 secondi per chiudere l'azione. Cota, si muove Di Rocco, la palla è per Perez, ritornata alle mani di Cota, di nuovo Perez, ricezione al gomito, qui si libera l'avversario con un movimento diciamo forte, fischiato un tecnico a mister Cardinale.
che manda in lunetta Spizzichini. Adesso va a dire qualcosa anche Stefano Busti. Spizzichini mette il canestro. Possesso per il Grottaferrata 18-21. E il massimo vantaggio per gli ospiti, Ortensi. Le passaggio veramente, veramente fuori misura quello di Ortensi per Spizzichini. Poi non era Ortensi, era Brenda. Vabbè. Mani sudate, fa segno al compagno. Cota. Lo slalom di Cota e poi si ferma e la mette fuori per Cardinale. La palla gioca col ferro, al rimbalzo vola Rodriguez che va a prendersi il pallone e poi sbaglia la conclusione. Ortensi. Pizzichini a fare blocco, Di Rocco segue con quel movimento di Ortensi. Si lotta. Poi da fuori Ortensi, tiro sbagliato e non di poco. Cota dall'altra parte, c'è Cardinale libero. Cota però viene toccato da Ortensi, fallo del numero 4. Palla per il Formia con 20 secondi sul cronometro. Time out. Primo fallo per il capitano del Grottaferrata, Marco Ortensi. Abbiamo visto fino a questo momento solo due punti da parte di Fabio Bistarelli, che è il miglior marcatore a disposizione di Stefano Busti, 329 i punti dell'ala piccola della squadra ospite fino a questo momento, prima di questa partita, una media punti di 11.3, dall'altra parte regna invece Rodriguez. Sperando di non aver scritto male, deve essere 448 punti, 16 a partita. Ma non sono del tutto convinto. Invece sì, non mi sono sbagliato. Bello quando si scopre di non aver sbagliato. Rodriguez che è anche il capitano del Formia, continua poi a discutere il direttore di gara con coach Cardinale. Cota pronto per la rimessa in gioco, Di Rocco per Rodriguez. Posizione non semplice, ma il Formia deve giocare con il piede sull'acceleratore. Cota palleggia, adesso tiro sfondato nella maniera più totale da Spizzichini, che commette il suo primo fallo e manda in lunetta il numero 6. Non entra il secondo libero, è entrato però il primo, riporta a due punti il distacco il Formia con Cota che adesso si muove velocemente, prova poi a cercare Perez, la palla che carambola sul piede di Amendola. Possesso ancora per il Formia con 14 secondi di Rocco. Esce dei blocchi Cota e va a prendersi il pallone. Durante lui Amendola gli mette la mano praticamente in faccia. Cota lo scarico per Perez che in appoggio al tabellone mette i punti numero 9 e 10 della sua partita. Parità, quota 21. Abbiamo detto alla fine del primo quarto sarà una partita da godere proprio per questo. Squadre che non riescono a dare lo strappo. Cota qui tocca il pallone, corre Di Rocco. La palla è conquistata da Ortensi. Spazio per Spizzichini da tre, secondo ferro, maglie blu al rimbalzo, fallisce però il tapin del Grottaferrata. Adesso Ariel, Pablo Rodriguez che non riesce ad andarsene via. C'è il fallo però di Rodriguez.
Scato fallo di Rodriguez che era in possesso. Curiosa chiamata questa da parte dell'arbitro. Sottolineata tra le altre cose dall'ironia del pubblico. Rodriguez che fa quindi il suo secondo fallo e lascia il campo per fare posto a Giovanni Lamura, a colloquio con l'arbitro cardinale e Perez, mentre Amendola mette il primo libero e mette anche il secondo. In più ci dovrebbe essere il possesso per Grottaferrata, c'è il cambio per la squadra ospite. Dunque 5:50 da giocare in questo secondo quarto. Ortensi in possesso di palla, lo scarico per Spizzichini dentro per Amendola che viene caricato da Cota, fallo e tiri liberi ancora per il numero 13. Entra il primo. E giù anche il secondo. Quarto tiro libero in fila per Amendola. 21-25. Massimo vantaggio. 4 punti, sì. Massimo vantaggio nella storia della partita. Se lo giudica il Grottaferrata in questo momento. Di Rocco, Perez, la guerra di Perez al rimbalzo e Grottaferrata ancora con questa, un altro pallone. Ortensi, c'è fallo di Cardinale. Secondo fallo per Antonio Achille Cardinale. Te fa sedersi Perez per far entrare col numero 33 Lucio Gattesco. Spizzichini da tre, ancora un errore dal perimetro per il Grottaferrata. Ed il pubblico sta cominciando a spazientirsi per queste non chiamate dell'arbitro. Cota decide di mettersi in proprio e dopo il canestro lancia un'occhiataccia proprio al direttore di gara. Spizzichini, Ortensi, ancora Spizzichini, va a lottare con Gattesco e poi lascia da Amendola, di nuovo per Ortensi, 7 secondi, dentro per Amendola che va a metterne due. Un'altra chiamata e fallo su Cota da parte di Amendola. Proprio Cota adesso va a sedersi per lasciare spazio a Tardivi. Pronto a rimettere il pallone in gioco. Appena sarà finita la girandola dei cambi, che entra anche per il Grottaferrata un uomo fresco, si fa per dire, Gabriele Meschini. Di Rocco, Cardinale, palla persa malamente dal Formia, già dall'altra parte. Ortensi, Balboni perde il pallone e poi riesce a rimetterlo nelle mani di un compagno. Bistarelli, il palleggio, il tiro in caduta da dietro, il rimbalzo, maglie bianche. Gattesco si mette le mani di Rocco per Lamura, fuori da Cardinale che ha spazio, ha una mezza idea che non diventa intera. Gattesco ancora però si perde il pallone
mani un po' di burro quelle di oggi, poi passaggio intercettato da Cardinale. Ingenuo qui Grottaferrata in questo contropiede, ancora Cardinale. Tardivi, un'altra palla persa, ma veramente il Formia deve svegliarsi. Due punti facili facili e time out per mister Cardinale dopo i due punti di Bistarelli. Formia allo sbando, prova ad approfittarne il Grottaferrata, che adesso è in vantaggio di 6 punti, due possessi pieni per la squadra ospite che comanda 29-23, ma il Formia sta facendo praticamente tutto da solo. Tante palle perse, poca attenzione in questa fase di partita, forse troppa tensione. Abbiamo detto quanto questa partita sia fondamentale, il Formia ha un solo risultato per sperare di restare quantomeno al terzo posto e poi magari sperare nel secondo in caso della vittoria della Stella Azzurra Viterbo sul campo del San Paolo Ostiense. Rientrano le squadre in campo, 3:26 sul cronometro di questo secondo quarto per chiudere la prima parte di partita. ...23-29... palla per il Formia che deve scuotersi assolutamente. Birocco cercano di tenerlo dalla parte di campo sbagliata. Cardinale dentro, ancora un passaggio sbagliato, ma c'è il fallo di Meschini. Terzo fallo per il numero 18 che deve andarsi a sedere. La chiamata che fa tirare un sospiro di sollievo al Formia, che avrebbe altrimenti perso un altro pallone. Cardinale ci prova da 3, Ferro gli sputa via la conclusione, la palla dall'altra parte, la stoppata di Cardinale. Ha cancellato un canestro praticamente fatto. Cardinale che adesso si è andato a sedere in panchina. Sbaglia la conclusione di Bistarelli. Cota dall'altra parte, veloce come un rapido. La Mura! Da 3! Si scuote la Mura, si scuote il Palafabiani, si scuote il Formia. Ridotto a 1 il possesso di vantaggio da parte del Grottaferrata. Ma questa tripla potrebbe avere un'importanza capitale, soprattutto dal punto di vista delle energie nervose e mentali. Ortensi, linea di fondo, dentro per Amendola che ne mette 2, guarda l'arbitro chiedendo un fallo che non arriva. Amendola ha dato praticamente il cambio a Brenda quanto riguarda la guida del Grottaferrata. Gattesco dalla media distanza, rimbalzo sulle maglie blu. Ortensi corre, subisce il fallo di Dirocco. Va a sedersi sommerso dagli applausi del Palafabiani, rientra in campo il capitano. Chiuse le linee di passaggio, l'intercetto di Lamura che poi si perde il pallone. Si lotta al rimbalzo, alla una serie di carambole vinte dal Formia, momento flipper, Rodriguez dentro, cerca un passaggio per Tardivi, intercetto di Garofalo, la palla del Grottaferrata. Il tiro da 3 ancora sputato dal primo Ferro, non gliene entra una da 3 a Grottaferrata, mentre Cota qui va a subire il fallo di Spizzichini, che sembra particolarmente contrariato da questa chiamata.
Cota ha preso probabilmente da quel momento concitato, dopo quel momento concitato del fallo fischiato a Rodriguez, in mano le redini emotive del Formia con delle iniziative solitarie. Con qualche apprensione intanto mette il primo libero. Il secondo invece non entra, al rimbalzo la mura, cancellato da Brenda. Dall'altra parte rapida giocata afferrata, Garofolo, sbandalo i tardivi, deve tornare da fuori da Spizzichini, Amendola, ancora Spizzichini, tira da tre, questa è quasi entrata, il ferro letteralmente sputa fuori il pallone, dentro per Tardivi, ricezione con qualche problema, si va fuori da Rodriguez, Cota, le urla di Cota, Tardivi, Rodriguez, ancora Tardivi che può andare da tre, tiro sbagliato e si è visto già in partenza, ancora al rimbalzo lotta Rodriguez che prende il secondo, sbatte a tre la palla con forza, cerca un fallo che non trova, ancora Formia però in possesso, extra possesso per la squadra di casa, Cota la finta da tre, la palla prende il ferro, il possesso è ancora del Formia, 24, 23, 22 secondi da giocare, siamo però a 7 dal finale dell'azione per gli uomini in maglia bianca, Cota dentro per Tardivi e sono due, le urla di Tardivi, le urla del Palafabiani, 29 a 31, mancano 7 secondi. Ci prova dalla media distanza, c'è il fallo di Tardivi sulla sirena. E si andrà ai liberi con 0 e 0-0 sul cronometro, il fallo di Tardivi. Amendola sbaglia il primo libero, quindi alla peggio per il Formia, si andrà a riposo con un possesso pieno di svantaggio. Ma Amendola sbaglia anche il secondo, 0 su 2 in questo ultimo atto del secondo quarto, 29 a 31, intervallo, ci vediamo tra 10 minuti. Per iniziare, poi ne rimarrà soltanto uno per chiudere la stagione regolare. Formia Grottaferrata, siamo tornati al Palafabiani, 29 a 31 il punteggio, squadra ospite che ha cercato di dare lo strappo alla partita nel secondo quarto sfruttando i tanti errori della squadra di casa che proprio nel finale di quarto è riuscita a ricucire lo strappo e riportare la distanza a soli 2 punti. Grottaferrata adesso in possesso con Amendola che ha sporcato le percentuali dei liberi facendo uno 0 su 2, proprio a cronometro scaduto, se può scadere un cronometro. Cota, chiamata dell'arbitro, fallo di Gattesco e cambio di possesso. Un po' perplesso Gattesco da questa chiamata, primo fallo per Lucio Gattesco. Spizzichini per Tretta che è rientrato in campo dove essere stato seduto per tutto il secondo quarto. Spizzichini ancora per Tretta che sfugge a Norbeto lasciando andare la parabola alta, al rimbalzo ci arriva Brenda, anche lui tenuto praticamente a riposo nel secondo quarto. Qui sbaglia Garofolo, la palla tocca il piede di Cota,
Ancora un possesso in più per il Grottaferrata. Fretta. Pizzichini, Garofolo, ancora Tretta, ci prova da tre ed entra. È la prima tripla della gara per il Grottaferrata, che ha tirato con delle percentuali bassissime, per non dire praticamente nulle. Un'altra palla persa poi dal Formia, ma sbaglia un 1 contro 0 Garofolo, ma Gattesco non riesce a tenere il pallone in campo. Cardinale, mister Cardinale, non sa davvero più che pesci prendere. Guarda l'arbitro allargando le braccia. Ma il tiro del numero 11 per il secondo ferro, Cota in contropiede, cede il pallone a Norbedo che vola in alto e in appoggio al tabellone mette due punti fondamentali per riprendere la corsa. Sono tre i punti di vantaggio adesso della squadra ospite, che perde palla. Tardivi per Norbedo, perso l'abbrivio del contropiede, Rodriguez sotto canestro, meno uno Formia. Torna a segnare il capitano dopo un digiuno lunghissimo. E ancora al rimbalzo Tardivi. Cota per Rodriguez che ci prova da tre con spazio secondo ferro. Il fallo di Gattesco al rimbalzo. Disperato Gattesco. Qualche problema, ma prende il pallone Spizzichini dentro per Brenda, se lo sono perso tutti, e Brenda ne mette due facili facili. Torna ad avere un possesso pieno di vantaggio e Grottaferrata. Norbedo, Perez chiama il pallone, Cota, Perez è servito. Norbedo da tre in appoggio al tabellone, al rimbalzo Perez riesce a mantenere il possesso. 7-10 da giocare, 33-36. Scambio tra Rodriguez e Norbedo, numero 12 in possesso, Cota ancora per Norbedo, veloce lo scarico per Rodriguez che va a fare la guerra al rimbalzo, piede perno in appoggio al tabellone, si è svegliato Perez. 11-12 i punti appena segnati nella sua partita, e vogliono dire nuovamente Formia a meno uno. Tretta, Cota gli sporca il passaggio Spizzichini, poi Norbedo vola a rubare questo pallone subito dall'altra parte. Gli applausi di Paolo Fabiani per una squadra che si è scossa. Rodriguez da tre, secondo ferro, e ha rimbalzo Tardivi, allunga le braccia, va a prendere la rovesciata e Formia avanti 37-36. Si è svegliato il Metaformia. Cerca un fallo che non trova Tretta, si mette le mani di Spizzichini. Brenda per Garofolo, ancora Brenda, di nuovo Garofolo. Adesso mancano un po' le idee, si ferma all'altezza della linea del tiro da tre punti Garofolo, sono due punti per lui. Spero di aver detto dei liberi, mi sono quasi reso conto di aver detto da tre punti, si ferma dalla riga dei liberi. C'è il fallo di Tretta, sì. Devo aver sbagliato qualcosa nel conto dei falli, ma dobbiamo tornare in cronaca perché in possesso c'è il Formia. Perez, Norbedo,
la sua finta di sorientare Garofolo, va in appoggio al tabellone, il ferro gli sputa via la conclusione, vola Tretta di corsa dall'altra parte, si mette nelle mani ancora del suo numero 7, poi al rimbalzo arriva Brenda, rapido, ancora una volta dimenticato dalla difesa formiana. Cota si perde il pallone, la palla è carambola, poi anche sull'arbitro Cota lo scippa poi dalle mani del numero 7 Bistarelli. Ancora Cota, fuori per Rodriguez, dentro per Perez, ancora Rodriguez a rimbalzo che va a prendersi il fallo e andrà in lunetta per i due tiri liberi. Fallo del numero 12, secondo fallo per Spizzichini che si andrà a sedere in panchina. Rodriguez sbaglia il primo libero. Rodriguez mette il secondo libero su due, ne ha sbagliato uno. Torna a contatto il Formia, meno due, Garofolo. Bistarelli per Tretta e se comincia a diventare anche triple per il Formia diventa difficilissima. Tretta mette la seconda tripla della sua gara. Cota ci prova anche lui da tre, secondo ferro al rimbalzo, non ci arriva Perez, forse spinto, forse no, fatto sta che Garofolo deve portare velocemente il pallone dall'altra parte. Tretta ancora dall'arco, ci fa un pensierino, poi alla fine sceglie il palleggio, va dentro da Bistarelli, fuori per Spizzichini, di nuovo Bistarelli, 5 secondi, prenda per Garofolo da 3, secondo ferro e rimbalzo per Perez, si mette le mani di Norvedo che corre dall'altra parte, Cota, Perez di nuovo per Cota, la palla dentro per Norvedo che prova a mettere in appoggio al tabellone, subisce il fallo di Spizzichini, andrà in lunetta per 2, tri liberi. Time out per Mister Busti. Il quarto fallo per Spizzichini. 38 a 43 il punteggio. Sono 5 punti di distanza con Norbedo Candelnetta per due tiri liberi. Formia che deve riprendere questa partita per i capelli, perché il problema delle triple del Grottaferrata sembra essersi risolto, ne ha messe zero su infiniti tentativi nelle prime due porzioni di gara. Adesso sono cominciate ad entrare due bombe di Tretta, per ricominciare a correre, a far correre il tassametro del suo punteggio la squadra di Mister Ciro Cardinale per chiudere questa stagione con una vittoria. Sono 8 in fila per il Formia, 2 vittorie consecutive invece per il Grottaferrata, 20 vittorie e 9 sconfitte prima di questa partita per la squadra di casa, 19 a 10 il conto invece per la squadra ospite. Grottaferrata prova quindi a pareggiare i conti in questa particolare statistica, uscendo dalla palla Fabiani con una vittoria importantissima ai fini della classifica per l'una e per l'altra squadra. Norbedo in lunetta, Mogen generosa la lunetta con il Formia, ancora un errore nei tiri liberi, questa volta è Norbedo a sbagliare il primo e sbaglia anche il secondo. Perez non riesce a tenere il possesso, non deve spegnersi la squadra di Cardinale. I volti un po' rabbuiati.
Riprende adesso il gioco Tretta per Brenda. Garofolo ancora per Brenda, mattatore del primo quarto. Spizzichini va da Tretta. Meschini Norbedo dall'altra parte, è rapidissimo e si fa perdonare due errori dalla lunetta. E si fa la guerra sotto il canestro del Formia. Sbaglia Meschini, che credo di averlo chiamato Spizzichini per diverso tempo. Chiedo quindi venia ai nostri amici a casa. Sbaglia anche il secondo, 0 su 2 per il numero 18 del Grottaferrata. Norbedo velocissimo dall'altra parte, la rimessa è per il Grottaferrata. 4-0, 4-3, 3-12 da giocare, un possesso pieno di vantaggio per il Grottaferrata. Chiama lo schema Tretta. Brenda, Bistarelli, Meschini sotto canestro, si fa vedere lì però lo spazio per Bistarelli, ancora fuori per Tretta che stavolta sbaglia e non di poco. Magia di Norbedo, poi la palla viene toccata da Tretta che sventa quello che sarebbe stato un canestro facile facile per Perez. Il gioco di prestigio di Norbedo per non far intercettare il pallone e scappare via in contropiede non ha portato però i due punti. 21 secondi da giocare per il Formia per chiudere con un canestro possibilmente questa azione. Norbedo, Cota da tre, la palla che viene quasi ingoiata ma poi sputata via dal ferro. A rimbalzo Garofolo, Brenda, mezza idea che non diventa in tira. Pistarelli per Tretta, ancora per il numero 11 che ben appoggia al tabellone. Sono due punti per Luca Garofolo e sarà la quota 4. Tardivi, Norbedo, Rodriguez va in appoggio, poi guarda l'arbitro, non c'è il fallo ma solo due punti e servono come l'aria. 42 a 45, Brenda, Meschini, fuori per Brenda, Garofolo, anche qui cerca di prendersi un fallo, Bistarelli sbaglia da tre, Rodriguez con la mano in faccia all'avversario, Norbedo, Cota, Perez, ancora Cota, c'è spazio per Tardivi che ha tutto il tempo del mondo, l'urlo di Tardivi, la bomba e il pareggio a quota 45. C'è ancora una partita in perfetto equilibrio al Pala Fabiani. Garofolo dentro per Meschini, la ripeta di Norbedo, Meschini da solo, cerca lo scarico e lo trova nelle mani di Pistarelli, fuori da Brenda da tre, risponde Brenda che zittisce il Pala Fabiani. Che partita, intercetto di Garofolo, non deve farsi prendere dalla frenesia il Formia. Ci sono 17 secondi sullo scadere dei 24, 45 a 47, quindi non era da 3, era da 2. E questa volta no, Bistarelli la mette da 3, time out per coach Cardinale. 45 a 50, si rimette avanti prepotentemente Grottaferrata. Abbiamo dovuto ricontrollare un po' il punteggio, non mi trovavo, ma sì, era stato segnato quindi da due il canestro di Daniele Brenda.
dopo la tripla di Tardivi che ha per un momento rianimato tutto il palazzetto. Deve giocare con quella voglia, con quell'intensità la squadra di coach Cardinale per cercare di spuntarla su un Grottaferrata che invece sta affrontando la partita in modo molto attento, occupando bene tutti gli spazi del campo, riuscendo spesso a intercettare i passaggi, ma soprattutto arrivando molto più rapidamente della squadra di casa al rimbalzo. Nonostante lo zero su infinito dei primi due quarti da tre, ha trovato il modo di piazzarsi davanti nel punteggio alla fine del secondo quarto e sta legittimando questo vantaggio qui nel terzo. Ma abbiamo ancora una partita, il Formia va a sprazzi ma va Tardivi, Cota, il blocco di Perez, Cota ci gira attorno, fuori per Tardivi, Cardinale da tre, sbaglia ma Rodriguez è già lì e ne mette due. Ancora uno sguardo all'arbitro ma non arriva la chiamata come prima, arrivano due punti di importanza capitale per riportare a un possesso lo svantaggio 47-50. Garofolo, dentro per Bistarelli dalla media distanza, un tiro che sembra facile, non lo è, il secondo ferro lo sputa via e allo scadere del cronometro Cota prova a lanciare per aria una preghiera che non viene accolta. 47-50 il punteggio, finito terzo quarto, ci vediamo tra poco per l'ultimo atto della stagione regolare e ci siamo, sta per iniziare l'ultimo capitolo della stagione regolare di Formia e Grottaferrata, squadra ospite in vantaggio di un'incollatura ma in vantaggio 50-47. Cota in possesso di palla, montagne russe emotive vere e proprie in questa gara, ci prova da tre il capitano Rodriguez, sbaglia al rimbalzo, ci arrivano le maglie blu, Tardivi forte in difesa ma riesce a controllare il possesso di Grottaferrata. Garofolo, la palla arriva in qualche modo a Bistarelli, lo scarico dentro per Brenda, fuori ancora per Garofolo, 7 secondi, Garofolo da tre, lungo secondo ferro, Rodriguez al rimbalzo, Cota, Cota benissimo dalla fuori per Tardivi, al rimbalzo Perez e il tapin vincente di Perez, un punto a dividere le due squadre. Bistarelli, Rodriguez lo cancella e Perez finalizza il recupero. Può tornare avanti con questa azione il Formia. Cota, Perez fuori, Rodriguez, la palla gira a Cardinale, aveva lo spazio per tentare la conclusione Rodriguez ma meglio così perché la palla lo pesca da solo sotto canestro. Formia avanti 51-50. Bistarelli, il suo palleggio non disorienta Perez ma gli frutta comunque due punti importantissimi. Adesso si va avanti, uno scontro che può sembrare un incontro di box, un punto per parte, si va avanti di uno e di uno, cazzotto dopo cazzotto. Cota lascia andare per aria il pallone, non segna e Grottaferrata può andare dall'altra parte. Garofolo sfugge a tutti, tiro esce brutto e cacciato via dal tabellone. Cardinali aspetta saggiamente che si riposizionino un po' tutti i compagni. Cota, fuori ancora per Cardinale, da tre Cardinale e dentro la tripla di Cardinale che scuote la testa, non so bene perché, forse lamento qualche non movimento dei compagni. Sono i primi tre punti della partita per Cardinale e sono di un'importanza mastodontica. Per qui la stoppata di Perez, c'è il fallo, adesso andiamo a capire di chi. Mani nei capelli per Perez, alza la mano Cardinale per dire sono stato io. Adesso vedremo che paletta si alza anche per capire bene. Terzo fallo, allora si tratta proprio di Achille Antonio Cardinale,
niente da fare, il primo libero non entra, prende le mani di Amendola che ha sbagliato i due tiri liberi sul finale del quarto precedente, del secondo quarto. Entra però il secondo. Cambio radicale rispetto al possesso precedente del Formia, e che adesso è a palla in mano e un punto di vantaggio. Tardivi. Non capitava praticamente dal primo quarto una cosa del genere. Rodriguez, fantastico il movimento del capitano e un possesso pieno adesso di vantaggio per il Formia. Pistarelli, da solo Amendola che ci prova, cross lungo, rimbalzo di Perez finalizzato da Rodriguez, Cota in palleggio, va dall'altra parte, slalom di Cota che si butta dentro, lancia per il pallone, fenomenale canestro di Francesco Pio Cota, 58-53, si è rimessa in partita, e come se si è rimessa in partita il Formia, palla per aria, recupera Tardivi, Cota in possesso e si va dall'altra parte al piccolo trotto. Cota sfida il numero 3 e si va a prendere il fallo di Temperini. Applausi per Tardivi che esce per far entrare il numero 15, mentre c'è un time out chiamato da Grottaferrata. Ha ripreso in mano le redini emotive della partita il Formia, con i due uomini più rappresentativi, Cota e Rodriguez, ma fenomenale anche l'apporto di Tardivi, gran lavoro in difesa, quello che è mancato un po' per tutta la gara, e poi subito dall'altra parte la tripla dal nulla di Cardinale che ha riportato avanti il Formia in maniera chiara. Sono 5 i punti di vantaggio della squadra di casa e il massimo vantaggio del Formia, è la prima volta che si trova 5 punti avanti. Spende qualche secondo più del necessario Cardinale per finire il time out e motivare i suoi a entrare in campo con la stessa energia e la stessa grinta che li ha riportati avanti nel punteggio. Grottaferrata che non deve perdere contatto con la gara. La rimessa a Cota che riceve dalla mura. Il blocco di Perez non sfruttato da Cota. Disorientante se palleggia, poi sbaglia il passaggio, si ritrova il pallone in mano, detto per Perez! E sono altri due di un Perez che è stato veramente probabilmente l'ago della bilancia della verve emotiva di questa squadra, assolutamente nel pallone all'inizio della partita, molto più attento adesso, quel canestro sbagliato di un Grottaferrata che non riesce più a trovare il bandolo della sua matassa. Rodriguez, Cardinale chiama lo schema, movimento di Lamura che va a ricevere adesso il pallone, Perez dalla media distanza dentro per Cota, fuori Rodriguez da tre, Rodriguez, il pallone gioca col ferro ma la bomba entra, 6-3, 5-3, 10 punti di vantaggio per la squadra di casa a 5 minuti dallo scadere di questa partita e della stagione regolare. Ci prova da 3 adesso anche dall'altra parte il numero 14 Lorenzo Balboni, che timbra il cartellino per la prima volta in questa partita, una tripla di importanza capitale per il Grottaferrata per restare aggrappata a questa partita. Il tocco di Amendola sul passaggio della Mura diretto a Perez, la rimessa è del Formia, Cota va a dire qualcosa alla Mura, continua a urlare Cota nei confronti di Lamura, non sembra averla presa bene il numero 15, non sembra averla presa bene neanche il numero 6 che adesso riceve il pallone, gira attorno all'avversario, lascia il pallone proprio alla Mura che si fa stoppare dall'altra parte, corre Balboni
subisce il fallo e Cardinale va a muso duro per poi scambiare il 5 con il numero 14 e il fallo è di Cardinale. Quarto fallo per lui. E Lunetta ci va il numero 14 Balboni, che dopo aver messo i 3 punti nell'azione precedente Erto sbaglia il primo libero. E rientra invece il secondo. 6-3, 5-7, c'è ancora partita, restate incollati a divani, sedie, qualsiasi cosa state usando per sedervi, perché non ci credo che la state guardando in piedi, per troppe energie nervose spese. Cardinale da 3, la palla sbatte contro il ferro e il tap-in di Perez che non funziona, ma rimbalzo, strappa il pallone dalle mani degli avversari, ancora il numero 17, possesso, palla in mano per Cota. 5 secondi, Cardinale mezza idea che non diventa intera, c'è il fischio e il fallo probabilmente di Balboni, invece no. Il fallo forse era... Torniamo in cronaca, penserò dopo a chi ha commesso il fallo. Cota fuori ed entra la tripla di Cardinale che alza il dito al cielo. La seconda tripla infilata da Cardinale in questo quarto quarto che sta spingendo il Formia in avanti. Il fallo precedente era di Temperini. Bistarelli sbaglia tutto e Cota Ferrata che non riesce più a ritrovarsi. Cota con calma dall'altra parte, ancora Cardinale avrebbe lo spazio per andare al tiro, preferisce giocare anche col cronometro. Adesso il Formia che fa girare il pallone con cautela. Cota chiama il blocco di Perez, ancora che si butta dentro, palla per Rodriguez. Sorride Cota, sorride Rodriguez, sorride Formia, più 11. Incredibile altalena di emozioni in questa gara. Formia davanti alla fine del primo quarto, anzi in parità alla fine del primo quarto, sotto in maniera a volte anche tragica nel corso dei quarti successivi. Qui il fallo di Perez, andrà in lunetta per 3 tiri liberi Balboni, mentre il Formia ha trovato l'energia e il modo di riportarsi avanti, e come avanti. Primo fallo di Perez, situazione dei falli per il Formia, quota 4, c'è solo Cardinale, ma Balboni sbaglia il libero. 4 falli anche per Gabriele Mieschini dall'altra parte. Sbaglia anche il secondo, non ne ha più il Cota Ferrata, evidentemente, proprio da un punto di vista mentale. Entra l'ultimo e terzo tiro libero per Lorenzo Balboni, che sale a quota 5 con i punti, una tripla e gli ultimi due, proprio 2 tiri liberi. Finta la mura per mettere il pallone nelle mani di Perez, che fa la guerra e la vince, 70-58. 15 e 16 punti con questo canestro per Perez. Palla nell'angolo per Vistarelli che da 3 prova a ridare vita e speranza a Cota Ferrata. Al pallone però prende il ferro e al rimbalzo ci arriva la mura. Attenzione, si ferma tutto perché si ferma Rodriguez, crampi per il capitano del Formia e applausi di tutto il Palafabbiani. Per il capitano che era fermo a 9 dopo i primi 3 quarti e sono 9 in questo ultimo, quindi sale a quota 18. Superata la media punti a partita che era di 16.
a 18 anche Perez, mi sono sbagliato nel conto di poco fa, sono i due migliori marcatori di casa meta. Del fermo a 16 Brenda dall'altra parte. Cota che subisce il fallo di Ortensi. Un minuto e 48 ancora da giocare per chiudere la stagione regolare. 70-58 il punteggio. De Pippo in palleggio, vada Cardinale. Il movimento di Cota che cerca di liberarsi della marcatura del numero 4 ospite. Cota, palleggio, arresto e tiro! E la faccia, come a dire, ma cosa ho fatto? Di Francesco Pio Cota. Sfonda quota 10, sono 11 sui punti. Meschini sotto canestro, va a segnare, andrà in lunetta per il libero supplementare. Il fallo dovrebbe essere di De Pippo, all'unico ancora a non aver commesso fallo dei giocatori in campo per il Formia. Ma sbaglia il libero Meschini. Fallo di Cota. E lunetta Ortensi è in bonus Grottaferrata. Sbaglia il primo per Ortensi. E sbaglia anche il secondo, ha rimbalzo, vola Cardinale da brancare il pallone. Cota. Si perde per un attimo la palla. Cota contro Ortensi. Fiscata infrazione di passi. Palla da Grottaferrata. Ortensi per Spizzichini, dentro per Meschini che non trova il pallone. Palla persa in maniera banale per il Grottaferrata e time out chiamato da coach Cardinale. 7-2, 6-0, 12 punti di vantaggio per il Formia, 48 secondi dalla fine. Letteralmente due possessi ci entrano in quello che è rimasto da giocare. Ce ne possono stare molti di più se Grottaferrata decidesse di cominciare a fare falli per risparmiare secondi sul cronometro. Poi però dovrebbe andare rapidamente di là con i falli che però non sono stati raggiunti, non è stato raggiunto ancora il limite, quindi non stopperebbero immediatamente l'azione del Formia in questo caso, ma sono in bonus dall'altra parte, quindi subendo fallo andrebbero in lunetta. Probabile che il Formia però lasci gestire il pallone, anche se fermare subito l'azione vista la percentuale che si è drammaticamente sporcata ai liberi di Grottaferrata, mandare ai liberi può essere una soluzione per andare in bonus nel caso in cui appunto Grottaferrata dovesse far terminare velocemente l'azione alla squadra padrona di casa. Dentro per Di Rocco, gioca col cronometro, si prende tutto il tempo del mondo il Formia. Di Rocco, il dribbling di Di Rocco fuori per Cota che non tira da tre, sceglie la soluzione Norbedo e sono tre. Time out Grottaferrata, tripla di Norbedo, applausi dei Palafabbiani, più 15 per il Formia.
a 28 secondi dalla fine di questa stagione regolare, direi che con 15 punti di vantaggio possiamo permetterci di dare un, guardo Peppe per conferma, ma penso che possiamo permetterci di dare qualche indicazione su come finirà questa partita e su come si chiuderà quindi la stagione regolare per la squadra allenata da mister, anzi usiamo i termini giusti, coach Ciro Cardinale, che allunga così la striscia di vittorie consecutive a 9, non che importi molto in sé per sé questo dato, quanto per aspettando di sapere il risultato di San Paolo Ostiense Stella Azzurra Viterbo, raggiungere o meno il secondo posto, che vuol dire affrontare la settima nei playoff. Qui va a segnare Meschini e ancora un time out. Intanto con questa vittoria il Formia si assicura la terza piazza, che vuol dire andare ad affrontare la sesta in classifica, che in questo momento è il Frassati Ciampino, oggi impegnata invece sul campo del Lanzio Basket, squadra che a 18 punti dovrebbe essere impegnata nella pool retrocessione, ma come abbiamo detto prima, possibile lo scenario, per non dire probabile, secondo il quale non ci dovrebbero essere retrocessioni in questa Serie C Gold per via della mancanza di una retrocessa laziale dalla Serie B, ma questo lo sapremo soltanto a giochi fatti, giochi che stanno per concludersi quando mancano 17 secondi da giocare, stendendo il sipario sulla stagione regolare. Il possesso per Di Rocco. Cota. Finisce il cronometro, finisce la partita, si stringono le mani Ortensi e Cota. E palla in mano, si chiuderà con Polidori con la palla in mano. Questi 3, 2, 1 e finisce qui, finisce la regular season. Formia saluta la stagione regolare con una grande vittoria. È grande perché ottenuta dopo aver faticato e sudato e aver subito per gran parte una grotta ferrata che è venuta a giocarsela e come se se l'è giocata, ma alla fine 75-62 per la squadra di coach Cardinale. Dal campo è tutto anche per Giuseppe Capuano, con un saluto e ringraziamento da Davide Guzzardi. Noi ci vediamo per le interviste del post partita e mi raccomando, restate sempre con noi per tutti gli appuntamenti, sempre qui, sempre qua su Telegolfo. Eccoci qua, siamo con Lucio Gattesco e Nicola Tardivi. La partita è finita, è stata letteralmente una gita sulle montagne russe. Quindi cominciamo subito, anche che maggio siete stanchi, non vedete l'ora di andare a festeggiare la chiusura di questa stagione. Cominciamo da te, parlaci appunto di questa partita, come l'avete vissuta dal campo. Abbiamo visto che è stato un primo quarto giustamente in parità, poi tante difficoltà negli altri due e questa scossa incredibile nel finale. Sì, siamo partiti abbastanza lentamente perché ci hanno messo le mani addosso e diciamo che la svolta è stata nell'intervallo, dove il coach Roberto ci hanno dato una svegliata, ci serviva, e infatti poi abbiamo dimostrato che giocando come sappiamo giocare siamo
una squadra molto più forte di quella che abbiamo dimostrato di essere nei primi due quarti. E quindi poi alla fine, con la grinta, la difesa, ci siamo portati la partita a casa, che è stata una guerra con contatti fino alla fine. Adesso passiamo a temi. Aspetta. appunto io vorrei chiederti invece come cosa è successo magari nei primi quarti di questa partita. Insomma, abbiamo visto molto in difficoltà, non so se stavate magari pensando a quello che poteva succedere sugli altri campi per vedere se riuscire o meno a raggiungere il secondo posto, se è stato un problema fisico, mentale, cosa è successo? Buonasera a tutti. Noi pensiamo a noi stessi, non alle altre partite. Prima pensiamo a noi e poi, finita la partita, con la voglia di vincere, noi mettiamo i punti in tasca e poi andiamo a vedere il risultato degli altri campi. La partita, abbiamo, come dice la classifica, i punteggi sono tutti, siamo lì tutti quanti, quindi dalla prima all'ottava, a parte Stella Azzurra che comunque ha qualche punto in più delle altre, siamo tutti uguali e oggi comunque il campo l'ha dimostrato. La partita si vince con una difesa in più, una recuperata, questo è. Nei playoff questo farà la differenza sicuramente. No, restiamo da te, parlare quello poco di qual è stata la cifra proprio nervosa della gara. Abbiamo visto molto scontenti, diciamo, in un certo momento della partita, per dei falli che non sono arrivati, per dei fischi che, come penso magari a quello fischiato Rodriguez, un po' misteriosi anche per noi che l'abbiamo vista da su. Quanto è stato difficile riuscire a rientrare mentalmente in questo tipo di partita, magari capendo anche che a questo punto ce la giochiamo anche fisicamente? Beh, naturalmente sappiamo che se l'arbitro ti inizia a fischiare, magari, non dico contro, però qualcosa che vede che purtroppo non ci sta, naturalmente ti porta in fase negativa sia mentalmente e naturalmente sia fisicamente, perché comunque spendi energie nel salto, nel taglia fuori. E quindi naturalmente, come ha detto Nicola, sono stati bravi il coach e Roberto negli spogliatoi a darci uno scossone, e diciamo che siamo rientrati in partita anche grazie alla nostra bravura, diciamo, no? È la nona vittoria consecutiva, se non ricordo male, e vi apprestate adesso ad entrare in questi playoff con rinnovata grinta. Avete salutato la stagione regolare con un'altra vittoria, avete voglia, penso chiaramente, di continuare questa striscia anche nei playoff, ma qual è l'obiettivo per questi playoff? Ma l'obiettivo è sicuramente arrivare più in alto possibile. Arrivati a questo punto, consci del fatto che abbiamo battuto la prima in classifica, la seconda in classifica, siamo una squadra che può dire tanto nei playoff, e il fatto che noi abbiamo vinto 9 partite di seguito sicuramente è un punto a nostro favore. Le altre squadre devono preoccuparsi di noi, questo è un dato di fatto. Adesso chiedo a entrambi, per chiudere, un pensiero proprio su questa, una chiosa su questa stagione regolare. Qual è la prima cosa che viene in mente? Se un ringraziamento, un saluto, una partita, un gesto, qualunque cosa. Guarda, sono successe tante cose, cose belle e cose brutte, ma è successa una cosa molto brutta, che è morta la mamma di un nostro compagno di squadra, e sicuramente l'unione tra noi e lui ci ha dato ancora più forza e ci ha dato la forza di andare avanti e di vincere anche le partite più difficili. Nicola, mi associo a quello che ha detto lui, la squadra fa tutto dentro e fuori dallo spogliatoio, dentro e fuori dal campo. La squadra è, senza squadra, senza gruppo non si va da nessuna parte. Noi siamo quello, stiamo cercando di diventare quello e i risultati si vedono sul campo. Bene, allora io vi ringrazio e vi auguro in bocca al lupo per questi playoff. Eccoci qui, siamo qui con coach e GM, a voi vi posso quindi fare delle domande anche diverse su come, innanzitutto, come diciamo dal coach, io mi viene da chiamare mister perché per deformazione professionale, ma è finita una stagione lunga e sta per iniziarne un'altra, perché sappiamo che i playoff sono un'altra cosa rispetto alla stagione regolare. Qual è il primo pensiero che viene in mente pensando a questa stagione finita e a quella che sta per iniziare? Diciamo che noi abbiamo fatto una buona stagione, adesso però dobbiamo confermare quanto di buono abbiamo fatto, perché alla fine una squadra vince, le altre sì, avranno fatto un buon campionato ma non vincono. E noi ce la stiamo mettendo tutta e stiamo dimostrando di essere all'altezza di tutti. Oggi abbiamo fatto una partita strana, ce l'hanno fatta fare loro una partita strana, per cui
Per fortuna nessuno è stato buttato fuori, non ci saranno squalifiche, non ci sarà niente, per fortuna. Quindi possiamo giocarci al meglio tutte le nostre risorse. E chiaramente i playoff sono gare completamente a parte. Sono gare dove vince chi ha quel pizzico in più, vince chi riesce a mantenere i nervi saldi, vince chi forse ha messo anche fieno in cascina per quanto riguarda energie, per quanto riguarda atletica, per quanto riguarda programmazione. Noi qualcosa abbiamo fatto, le 9 vittorie consecutive dimostrano che una programmazione è stata fatta abbastanza bene. Le partite che abbiamo perso le abbiamo perso non perché gli avversari erano più forti, ma perché abbiamo buttato noi al vento delle 3-4 partite da quando sono arrivato io. Quindi significa che possiamo giocarcela con tutta e dobbiamo giocarcela con tutta, poi vinca il migliore chiaramente e speriamo che sia il Formia. Sentito la parola programmazione, parlando di programmazione, adesso che andiamo dal GM Tartaglione, qual è stato il percorso appunto di programmazione di questa squadra per arrivare fino a questo punto? È un terzo posto praticamente blindato in attesa di vedere se sarà secondo. Come appunto, se ci può spiegare quali sono stati passo passo i passi che hanno portato a questo risultato? Ma io la faccio breve, abbiamo composto una buona squadra già inizio anno, era un'ottima squadra. A febbraio abbiamo deciso di puntellare la squadra con 2 innesti importanti, abbiamo tanta qualità in panchina. Io sono del parere che una squadra è vincente quando ha una panchina molto lunga e noi oggi abbiamo dimostrato che chiunque entra dà un apporto importante alla squadra. E quindi questo è stato il lavoro di programmazione sostanzialmente fatto e adesso si vedono i risultati. Come diceva Coach Cardinale, non a caso 9 partite vinte consecutive non è proprio da tutti, dai. Qualcosa deve voler dire. Adesso arrivano i playoff, c'è da fare un ragionamento particolare perché se si vince, avendo i dovuti scongiuri, ma si sale di una categoria, cosa potrebbe comportare questo proprio a livello gestionale? Si cambia totalmente tutto, assolutamente, perché si sa che ma già la ragione sociale della società deve cambiare, perché per fare un campionato di Serie B non si può essere più un'associazione sportiva, ma bisogna essere una SRL ormai, una SRL sportiva. E quindi già da lì cambia tutto, poi abbiamo tempo per pensarci, abbiamo da fare 6 vittorie per pensare a questo. 9 sono state fatte, adesso vediamo se si riuscirà a farne altre. Coach, torno da lei per analizzare qualcosa che è successo durante la partita, dei momenti di smarrimento in avvio, poi questa scossa incredibile nel finale. Senza stare qui a indagare, i suoi giocatori ci hanno confessato che la forte strigliata arrivata all'intervallo può servire da traino per i playoff? Sicuramente il fatto di essere rimasti sempre incollati, non aver mai permesso a Grottaferrata di andare avanti e di distanziarci, perché giocando in questo modo con poca attenzione e forse anche poca voglia, sembrerà strano ma è così, poca attenzione, poca voglia, eppure stavamo sempre lì. Questo ho detto negli spogliatoi, chiaramente li ho richiamati perché io ho bisogno di uomini in mezzo al campo. I buoni giocatori sono anche uomini. Se non hai uomini, la tecnica sì, ma rimane fine a se stessa. C'è bisogno di chi mette il cuore in qualsiasi situazione. E noi per fortuna abbiamo una squadra molto eterogenea, in grado di poter spaziare. Io ho veramente tanti cambi e ognuno veramente dà il massimo per quello che può dare. Oggi all'inizio non è stato così, ho cercato nelle rotazioni di trovare chi in quel momento mi faceva rimanere incollato, abbiamo variato poi con la 1-3-1 finale, però con cambi difensivi sulla 1-3-1 abbiamo messo un attimino in difficoltà e questo poi è il segreto di partite che rischi di perdere, ma poi alla fine le vinci alla grande, perché abbiamo vinto quasi di 15 punti alla fine. Però questo è il divario tra noi e loro, anche se loro sono una buona squadra, ben allenati, però se noi giochiamo abbiamo dimostrato di non temere nessuno, abbiamo vinto a Viterbo, abbiamo vinto con la seconda, abbiamo vinto con tutti. Abbiamo parlato di uomini e quanto è importante, come ha detto lei, avere una squadra non solo che possa contare tanti giocatori, ma che ne abbia di così diversi. Ne abbiamo visto magari proprio Cardinale che non, diciamo,
polveri bagnate fino all'ultimo quarto, quando poi si è inventato due canestri da tre, oppure gli strappi di Norbedo o la leadership, perché di leadership si tratta se fai due punti in tre quarti e poi arrivi a 18 alla fine come Rodriguez. Beh, è chiaro, questi sono i giocatori, io so le qualità di ognuno di loro, so che posso puntare su Pablo aspettando Pablo, so che Antonio in alcuni momenti deve stare seduto, poi rientra, però non gli trema la mano e quindi nel momento importante fa il canestro importante, ma soprattutto pure gli altri, perché veramente devo dire, ognuno di loro ha dato il massimo, ha dato quello che doveva dare in quel momento. Matteo che sta attraversando un periodo strano, ha fatto delle accelerazioni, ha fatto un buon tiro, lo stesso Francesco Coda sta rientrando alla grande, assumendosi delle responsabilità, ma Silvio, Giovanni... Coda in particolare, abbiamo visto in un certo momento ha proprio preso in mano la squadra dal punto di vista nervoso con due o tre accelerazioni da solo. Ma se noi giochiamo in velocità abbiamo pochi rivali, però noi possiamo giocare in velocità nello stesso tempo rallentare e trovare la circolazione di palla per trovare il giocatore dentro o fuori. Non dimentichiamo che abbiamo Gattesco, abbiamo Perez sotto canestro, che sono elementi che in categoria non hanno tutti quanti praticamente. Poi l'ultimo che ancora non ho detto è Tardivi, Nicola ha fatto il suo, Nicola è uno di quelli insieme ad Antonio che sono arrivati a febbraio, io ho detto al GM non voglio fenomeni, il fenomeno non mi serve perché serve solo a guastare un ambiente, io voglio giocatori che hanno l'umiltà di entrare un minuto e dare il massimo o giocare 40 minuti perché possono giocare 40 minuti, quindi voglio dire questo è il segreto di questa squadra e cercheremo di portarlo avanti fino alla fine. Tardivi ha fatto davvero un ingresso importante oggi, mentre qui forse abbiamo una notizia. Sì, siamo terzi ufficiale perché ha vinto di due punti San Paolo, ha vinto il Civitavecchia e se tutto è per il verso giusto qui abbiamo preso Visnova con la quale abbiamo due sconfitte in regular season, quindi un bel quarto di playoff, dai. Quindi si parte subito forte, a me non resta quindi che augurarvi in bocca al lupo. Crepi.